E che dovrei fare? Cercare un protettore potente, un padrone farmi servente, e come un'edera scura che si avvince ad un tronco e lo corteggia, leccandogli la corteccia, arrampicarmi con astuzia invece di elevarmi con la forza. No, grazie. Dedicare come fan tutti, versi ad un riccone, fare il buffone nella speranza vile di veder sulle labbra di un ministro nascere un sorriso che non sia troppo sinistro. No, grazie. Ogni giorno rospi ingoiare, aver la pancia consunta a forza di stricciare, la pelle che sulle ginocchia si lercia più in fretta, eseguire piroette dorsali come una saetta. No, grazie. Con una mano salvare la capra e con l'altra salvare i cavoli, e sperando che sia oggi a me, domani a te, esser sempre pronto a incensare come un lacchè. No, grazie. Progredire, gradino per gradino, diventare dei salotti il trissottino e navigare con dei madrigali per remi, mentre i sospiri di anziane signore gonfian le vele. No, grazie. Presso Sersì, il buon editore, pubblicare i miei versi a pagamento. No, grazie. Farsi eleggere papa dai concistori che nelle osterie tengono gli impostori. No, grazie. Lavorare a un sol sonetto per farsi una nomea invece di cercare una nuova idea? No, grazie. Coprire del talento laddove il comprendonio è lento, dalle recensioni esser terrorizzato e di continuo ripetermi l'augurio, speriamo che di me parli il franco mercurio? No, grazie. Calcolare, aver paura, essere spaventato da chi che sia, preferire fare una visita invece di una poesia, redigere petizioni, rincorrere le prestazioni? No, grazie, no, grazie, no, grazie. Ma cantare, sognare, ridere, muoversi, esser solo, esser libero, aver vista cristallina e voce argentina. E quando va, mettersi il cappello di traverso. Per un sì, per un no, battersi o scrivere un verso. Lavorare, senza preoccuparsi di gloria e fortuna per quel viaggio tanto pensato sulla luna. Non scrivere mai nulla che non giunga dal profondo. È sempre modesto dirsi, in fondo caro, sii pago dei fiori, dei frutti, financo delle foglie, se è nel tuo giardino che le si coglie. Poi, se per caso ti giungerà un po' di trionfo, non aver nulla a Cesare da dare, meglio a te stesso ogni merito serbare. Infine, senza esser ledera parassita, anche quando non si sia quercia né tiglio, magari non salire tanto in alto, ma farlo da solo, senza alcun appiglio.